Allora il vincitore del Pallone d'Oro 2024 è Matteo Ortolani! Prego Matteo, a te l'onore. Buonasera a tutti, molto onorato di aver vinto il premio più ambito da ogni calciatore. Dedico questo a tutta Roma, ma soprattutto alla mia famiglia, ai miei amici e a tutta la gente che ha creduto in me, soprattutto a chi non ha mai creduto in me, perché questa è la soddisfazione più grande. E niente, è un onore essere su questo palco, avere in mano questo premio, dopo tanti sacrifici, dopo tante cose brutte, ma soprattutto dopo tante cose belle, riuscire a raggiungere un obiettivo del genere è qualcosa di solo di sognabile, immaginabile, quindi per me è aver realizzato il sogno di una vita. E te lo auguriamo Matteo, noi siamo qui a supportarti e grazie veramente, la tua voce è bella calda. Diciamocelo, ci serve un bomber in nazionale, che siamo messi un po' male. Ma vado a vivere all'estero. Perché? Perché in Italia c'è qualcosa che non va. Ecco la ricetta per il pollo alla brace. Il pollo alla brace si intervista con una preparazione facile. Poi viene sottoposto a una serie di domande e aperto sul lato della pancia. Poi viene battuto con un batticarne, specialmente sulla zona delle ali e delle cosce, e stuzzicato con altri quesiti. In questo modo si facilita tutta l'intervista che può venire sia alla brace che via podcast. I nostri polli sono allevati in Italia e trattati all'estero, ma tranquilli, sono tutti di categoria top cast! Cazzi, andate a cagare, vaffanculo! Non riesco a via fare la categoria! Sono tutti di qualità! Ciao man, come stai? Tutto bene? Tutto bene. Ti vedo con una maglietta bruttissima. Perché hai scelto questa magliettina oggi? Perché? Il giorno odia quella squadra. Dai, perché? Perché? Questo portiamo. ragazzi, oggi cavolo, si parla di calcio, finalmente si parla di calcio, quindi qualsiasi delle mie magliettine andava bene. A questo punto prendo quella dove mi batte il corazon. Che poi stiamo sponsorizzando involutamente la squadra di calcio, la Juventus, con lo sponsor Jeep. Qui noi non percepiamo un euro, quindi ringraziamo il Jeep che ci aiuta. Esatto, e anche Adidas. Comunque, scelta della magliettina bruttissima per oggi. Bellissima. Però abbiamo già spoilerato il settore, il topic di oggi. E il topic di oggi che cos'è? È il calcio, signori miei. Perché? Perché abbiamo detto, dopo due stagioni abbiamo detto, la squadra è buona, il team in regia pure lavorano bene. Cos'è che manca? In Polleria Italia manca un bomber di quelli seri, di quelli giusti, e l'abbiamo trovato, signori. Abbiamo trovato il bomber di Polleria Italia. Ma prima di tutto volevo ricordare a tutte le persone che seguono i nostri video ma non si iscrivono al nostro canale di iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, il citofono, il fax, la segreteria telefonica, fate quello che volete, l'importante è che lo fate, quindi seguiteci perché vogliamo aumentare la nostra community. Vi trovate la testa mozzata del Frankie nel letto, capito? Nel Frankie del letto. E detto questo, il contest è ancora aperto, però non spoileriamo nulla. Man, se sei pronto, io butterei dalla regia l'intro ufficiale. Siamo carichi. Guarda che durerà 3-4 ore. Ho dovuto scrivere una tesi, non un intro. Cioè, oddio, guarda, io c'ho sempre. Mi prende sempre a male quando le intro le fai tu, Frankie. Cioè, veramente. Sto riscoprendo questa voglia di scrittura. Infatti, ho dedicato anche una poesia. Vedrai. Quindi, okay. Vado dalla regia. Pronta questa presentazione ufficiale dell'ennesimo episodio di Polleria Italia. Abbiamo il bomber! Finalmente abbiamo l'onore di presentare il bomber che ci mancava. Il numero 9 che tutti i podcast del mondo vorrebbero avere in campo, o per meglio dire, in un episodio. Il suo viaggio nel mondo del calcio lo ha portato attraverso varie squadre in diverse nazioni, dove ha continuato a svilupparsi come bomber. La sua svolta è arrivata quando è stato scoperto dalla Ternana, dove ha iniziato a brillare come un vero e proprio bomber.
Da allora ha collezionato un impressionante numero di gol e ha conquistato il rispetto e l'ammirazione di tutti i tifosi del mondo. Durante la sua carriera ha stabilito numerosi record, tra cui essere stato il primo italiano ad avere segnato nella Premier League mongola. Ma chi abbiamo portato oggi a Polleria? Chi abbiamo portato? Rimarrà per sempre una leggenda del calcio, un simbolo di talento, dedizione e successo. Lo staff di Polleria Italia ringrazia per condividere con noi questa straordinaria storia di trionfo e passione calcistica, ma mi sono permesso di dedicare una piccola poesia al nostro Pollo, ma in generale a tutti i bomber del mondo, che fa così. Guarda, guarda come fa qua. Mi sono impegnato, guarda, gliela dedico col cuore prima che entra. Poi voglio capire cosa ne pensa. Correva sul campo, calciava con maestria, calzini abbassati, vera e propria magia. Con scarpe chiodate, armato di palle e speranza, affronta ogni duello con forza e costanza. Come il gladiatore nell'arena antica, il calciatore combatte senza paura né fatica. Egli non brandisce spade, ma il suo piede possente colpisce il cuore del gioco con gesto eloquente. Sulla maglia il numero, simbolo di gloria, ogni passo, ogni dribbling è una storia. Tra applausi e fischi, nell'arena possente, il calciatore lotta fiero e costante. Per ogni gol, per ogni vittoria, il calciatore si erge nell'eterna memoria. E quando il fischio finale risuona nel campo, lascia dietro sé un eco di coraggio e di vanto. Perché il calciatore sa che nella sua fatica c'era solo una passione infinita. Signori e signori, ho il piacere e l'onore di presentare il Pollo del giorno. Il suo nome è Bomber Matteo Ortolani. Mamma mia. Matteo, scusaci, che Franky sempre che poesia, che si tira, poesia, si tira, ragazzi, tutta di quella roba per scrivere queste cose. Che bella, brividi col cuore, perché in realtà è questo. Volevo un attimino unire la storia, perdonami, non del Medioevo, ma della Roma, dell'antica Roma, perché il nostro Matteo viene da Roma, e quindi quando il gladiatore scendeva in campo, tutti vedevi i nobili, le persone lì che dicevano ammazzali, invece il bomber, noi ci raffiguriamo sul numero 9 del calcio, perché il numero 9 è il gladiatore, quello che deve sbloccare il match, e Matteo, oggi tu sblocchi il tuo match, benvenuto a Polleria Italia. Grazie, grazie ragazzi. Ragazzi, per quelli che vedrete la puntata, ogni volta che Franky dice bomber, uno shot. Uno shot. Speriamo di no, se no iniziamo bene. Bomber, il primo shot della puntata. Volevamo iniziare a farti riscaldare la tua voce, perché tu con i piedi ci sai fare, tu i piedi ce l'hai caldi, no? Metti la palla dentro, però vogliamo vedere con la tua voce come sei combinato, perché ci saranno tante domande a cui dovrai rispondere. Quindi quello che ti chiediamo è di immagina che hai vinto il pallone d'oro, e quindi sei là, hai preso questo pallone d'oro, lui, non lo so, Zidane ti dà il pallone d'oro, e quindi lì col microfono in mano devi fare un discorso di saluti, di ringraziamenti, di ricordare i sacrifici che fa un calciatore. Quindi a te lo noi, io faccio l'anteprima. Allora, il vincitore del pallone d'oro 2024 è Matteo Ortolani. Prego Matteo, a te l'onore. Buonasera a tutti, molto onorato di aver vinto il premio più ambito da ogni calciatore. Dedico questo a tutta Roma, ma soprattutto alla mia famiglia, ai miei amici, a tutta la gente che ha creduto in me, soprattutto a chi non ha mai creduto in me, perché questa è la soddisfazione più grande. E niente, è un onore essere su questo palco, avere in mano questo premio, dopo tanti sacrifici, dopo tante cose brutte, ma soprattutto dopo tante cose belle, riuscire a raggiungere un obiettivo del genere è qualcosa di solo di sognabile, immaginabile, quindi per me è aver realizzato il sogno di una vita. E te lo auguriamo Matteo, noi siamo qui a supportarti, e grazie veramente, la tua voce è bella calda. Diciamocelo, ci serve un bomber in nazionale, che siamo messi un po' male, cazzo. Esatto. Il problema è che se continuiamo a non credere nei giovani italiani diventa difficile. E affronteremo anche questo discorso, perché è un discorso che a noi sta proprio a cuore. I giovani italiani, noi puntiamo ai giovani italiani che ancora sono in Italia e che hanno voglia di
info, sono... e quello che facciamo con questo episodio è la stessa cosa. Puntiamo sui giovani italiani, giovani calciatori che porteranno in alto l'onore dell'Italia. Partiamo dalle origini, passione per il calcio. Qual è stata la tua principale fonte di ispirazione per diventare un calciatore professionista? Quale? È Pupone, no? Guarda, ce l'ho qui sempre con me. Sinceramente questa è la motivazione principale, anche aiutato comunque da mio padre che è romanista sfegatato. Diciamo che in famiglia siamo io, mio padre e mio fratello romanisti, perché poi per il resto sono tutti dell'altra sponda, della periferia, senza far nomi che non mi piace. però abbiamo capito. Quella è l'ispirazione principale, e mi sono subito appassionato, ma gioco da quando ho 5 anni, e quella è stata proprio, sai, quando con gli occhi sogni di arrivare sempre più in alto. Grazie a Dio ho visto anche tante cose belle del calcio, e che da piccolo sognavo, che ora sogno ancora di più perché non sono ancora arrivato, c'è ancora tanto da fare. Però diciamo che l'ispirazione principale, ecco, è stata quella, è stata riuscire magari un giorno a arrivare a averci quello scudetto sul petto, sarebbe la cosa più bella del mondo, o più del pallone. Matteo, con quale squadra ambisci a vincere lo scudetto? Di il nome. Con la Roma. Ma più di vincere lo scudetto, più che vincere lo scudetto, sarebbe proprio esultare sotto quella curva, rendo orgogliosa una famiglia, sarebbero tante cose. E magari come il nostro Pupone parti anche il selfie dopo aver segnato sotto la curva, sarebbe l'apoteosi, quella geniale. Però, carissimo Matteo, tu che vieni da Roma, amante dei colori, romanista doc, si sente dall'accento, cosa mi fai da ragazzetto? La famiglia ti porta a fare le giovanili del Milan. Ma come mai? Perché non le giovanili della Roma? Cioè, ma è stata veramente una casualità, perché giocavo un campetto di periferia di Roma, era proprio... Giocavo, mi divertivo, ero tranquillo, ero felice, non è che non ce l'aspettavamo, però non è che vai a pensare che un giorno potesse succedere questo. Invece, diciamo che un po' per una botta di fortuna, un po' per bravura, un giorno fermarono mio padre che ci stava questa squadra interessata, dopo che avevo fatto bene, anche se ero molto giovane. Diciamo che a Roma poi purtroppo le giovanili all'epoca non erano per meritocrazia, erano per altre, diciamo, per altre vie, no? Intendiamoci. E quindi quella è stata una scelta, è capitata, è stata una scelta legata, che rifarei altre mille volte. C'erano altre opzioni, perché non escludo, molto umilmente, poi sei ragazzo molto umile, non mi piace elogiarmi da solo, però c'erano molte, molte, molte squadre a Roma che avrebbero voluto, ma poi ho fatto quella scelta, e è stata una scelta più che giusta per i risultati e i numeri che poi sono venuti nelle stagioni. Vabbè, penso che a quel livello, cioè nel senso, se non riesci a entrare nella Roma, che appunto è la tua squadra, è importante entrare in una squadra grossa, che sia Milan, sì, sì, Juve, sì, che sia Inter, che sia Torino, assolutamente. Cioè, però a quel punto è importante entrare. Ma è una cosa che anche adesso penso, cioè non è che ovviamente se un domani dovesse arrivare qualsiasi offerta è normale che... Ma no, ma professionisti sì, prima di tutti. Esatto, anche da parte della Lazio dovesse arrivare una risposta. Ma andiamo avanti. Comunque, immaginiamo questa scena, no? Che comunque ragazzetto col sogno dentro di diventare un giorno un calciatore professionista, prendi tutto, ti trasferisci a Milano, inizi a fare le giovanili del Milan, inizi a fare la gavetta, arrivi pure a fare l'under 17 del Milan, collezionando gol, migliorando la tecnica, perché comunque eri approdato in una delle squadre migliori del campionato italiano dal punto di vista di giovani talenti, e quindi crescita di giovani talenti. Poi lì che è successo? Perché guardando la tua storia, comunque tu arrivi e vai alla primavera della Ternana. Perché quella scelta? Perché quella scelta di andare e poi spostarti in quella squadra?
Ma forse diciamo che all'epoca anche ho fatto tra virgolette tutto da solo, no? Non mi è mai piaciuto averci una persona dietro, Ah, un già. classico agente procuratore, perché quegli anni feci veramente bene, in 2 stagioni collezionai più di 80 gol, ho vinto 2 anni consecutivi il miglior marcatore della regione, quindi diciamo che opportunità c'erano, però ero da solo, nel senso ovviamente con la mia famiglia alle spalle, però non c'era una persona che spingeva, no? Come si suol dire. E quindi poi ecco, è arrivata quell'offerta vicino casa, che poi a me non è mai importata la distanza da casa, la lontananza, quel che sia, però era una primavera comunque importante, era una primavera che poi quello è un passo successivo, non è stato subito, perché prima andai al Fondi, dove una società che ha un'università a Roma la comprò. Andai a fare l'Alberetti sotto età, pure lì collezionai tanti gol, feci un esordio in prima squadra a 16 anni. E dopo, l'anno dopo, la stessa società comprò la Ternana, e quindi da lì poi andai in primavera, perché vinsi 2 tornei nella stagione passata, essendo miglior marcatore del torneo. E quindi diciamo che poi quello è stato il passaggio alla Ternana, e poi da lì ecco, è iniziato un po' tutto. Noi infatti ci serviamo di questo sito che conoscono un po' tutti, Non molto Transfermaker, dove aggiornato, ti dico la non molto verità, aggiornato, però c'è un sì. po' la tua storia. Perché Infatti, non molto aggiornato purtroppo si vede dal valore: 50.000 euro, no, adesso vali un sì. milione di euro, giustamente. Quindi. No, 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 Esatto. però diciamo che purtroppo all'estero non ha, cioè purtroppo per fortuna, perché non so se è purtroppo, però non hanno questa cultura di usare questo tipo di sito, cioè nei campionati esteri è molto meno usato, come è molto meno usato Wyscout, che è un'altra piattaforma, però per esempio come vedi adesso ho collezionato in 6 partite 5 gol e 4 assist, ma qui non risulta. E lì non risulta. No, noi usufruiamo di questo sito solo per la parte iniziale, cioè dalle giovanili fino alla Ternana, Sì, e poi sì. quando andrai all'estero utilizzeremo altre fonti. Quindi tu sei andato al Fondi, e dopo il Fondi ti sei trasferito a Terni, quindi hai giocato con la Ternana. E ai Sì. tempi, cioè quando giocavi tu per la Ternana, il presidente era il presidente che aveva anche L'università, l'università. Sì, esatto. ricordi il nome? Con il cognome, aspetta, non mi Di ricordo il chi? cognome. Dell'università o No, no, del presidente? del Bandecchi. presidente. Bandecchi, un gladiatore, un pazzo criminale, cioè assurdo, un Numero vulcano. uno. Numero uno, Numero uno. sì, esatto, determinato. Quindi hai avuto anche il Numero piacere di conoscere questa uno, persona, assolutamente sì, assolutamente sì. carismatica. No, la parola giusta è numero uno in tutto e per tutto. È veramente, no, guarda, non, poi sembra che uno fa gli elogi perché vuole magari risultare, ma io dico le cose come stanno. Se cioè, stanno da fare gli Certo. elogi, faccio elogi. Se una cosa non mi piace, non mi piace. Ma veramente numero uno nel gestire le situazioni, numero uno nell'essere sempre disponibile, numero uno anche dal lato economico, non lo nego, perché è uno che rispetta, non puntualmente, prima della puntualità, è uno che ti dà sempre una mano, è uno che è sempre disponibile, è uno che se gli dici A, lui fa A, B e C, è tanta, tanta, tanta beneficenza, numero uno, veramente, Grande, grande grande. persona, sì, E aiutato tanto. Quando era ancora presidente da Ternana, organizzava tante cose per i bambini più bisognosi, e andava a trovare negli ospedali, e veramente tanta, tanta roba. Sì, wow. Un applauso, dai, perché è una persona vulcanica, e noi in Italia abbiamo bisogno proprio di persone così energetiche. no, ma Quindi purtroppo tante volte non è stato neanche capito, perché lui veramente anima e cuore dal primo giorno, e poi ovviamente. Sai, la parte dei tifosi quando mancano un po' i risultati o quando, cioè non mancano i risultati, perché diciamo che poi nell'anno in cui ho avuto l'onore di stare là anche io, i risultati arrivavano. È vero che non sono stati raggiunti quelli che tutti speravano,
però i risultati arrivavano, perché la Ternana era da tanto che non faceva dei risultati così, anzi adesso, scusate un attimo, stava giocando proprio ora, me la stavo vedendo prima di arrivare qui, sta giocando una partita fondamentale che vedo che fortunatamente ha vinto al 90esimo e quindi adesso sta in quindi zona... Sei ancora legato, sì. No, io la seguo, la seguo perché sono stati 2 anni belli, bellissimi, importanti, ho legato con molte persone, ho legato con molti giocatori e quindi assolutamente sì, la seguo, anche con i tifosi che mi scrivono, ci parlo. Quindi ti posso chiedere, quando è che è stato il momento in cui effettivamente sei passato alla fase più professionistica, dalle giovanili alla squadra, quella che appunto ti ha lanciato? Per arrivare a questo sono dovuto andare all'estero, dovuto andare a fare un po' di ossa. E allora aspetta, la faccio la domanda, perché vai. La redazione, allora te la fa il man, perché il man è andato oltre, ma in realtà la domanda è proprio questa. Leggi man. L'offerta dall'estero dalla AO Akarnaikos della Grecia. Sì. Avrò detto sì, malissimo. Sì, Akarnaikos. Dici, sì, no, va bene. Dici dov'è, com'è stata l'offerta e appunto se lì sei entrato, quindi che era la che serie è della Grecia? Serie B. Avevo appena compiuto 18 anni e è arrivata la prima esperienza all'estero, la prima diciamo titubanza, no? Perché comunque a 18 anni lascia tutto e andare comunque da solo, perché poi effettivamente quando stai lì all'inizio stai da solo. È arrivata dopo che sono stato il miglior marcatore a Cuneo della Beretti, anche lì avevo fatto bene. Lì purtroppo sono stato un po' sfortunato perché ero stato aggregato a metà stagione, diciamo che dopo la prima parte di stagione ho avuto una bella offerta dal Torino. Primavera. Purtroppo c'erano dei problemi societari, il presidente voleva tanti soldi perché gli servivano, senza fare nomi, e poi a metà stagione mi sono aggregato alla prima squadra fisso. Sempre poi io, quando mi metto una cosa in testa, faccio di tutto per raggiungerla. Stavo per esordire e poi purtroppo la società è fallita. Non so se ve lo ricordate, comunque passati parecchi anni, ci fu una partita a scandalo in cui scenderono in 8 giocatori contro 11. La Lega Italiana accettò comunque la partita, non so con quale criterio, però finì tipo come 20-0, una cosa del genere. E quindi poi da lì la società fallì e niente, quella è stata un po' la mia sfortuna, perché se avessi esordito comunque a 17 anni in prima squadra sarebbe stato tutto differente. O anche andare, anche se andavi al Torino, anche se andavi al Torino. Sì, assolutamente, quella purtroppo è una cosa che ho sempre rinfacciato a questa persona, però diciamo che non ci possiamo per forza sempre soffermare su queste cose, sennò se uno non va mai avanti poi si deprime. Certo. Purtroppo è capitato, ma avevo fatto bene, erano state 2 partite dove, anzi 3 partite perché avevo fatto un'amichevole prestagionale contro la Primavera del Torino, avevo fatto doppietta. In campionato ho segnato sia all'andata che al ritorno, quindi avevo fatto quello che dovevo fare. Poi purtroppo è successo quello che è successo e niente, quindi poi... Si va avanti, come hai detto tu, si arriva in Serie B della Grecia, che comunque mi sembra... No, ma io credo tanto nel destino, cioè ci credo proprio tantissimo, quindi quando una cosa succede è perché ne deve arrivare un'altra, e quindi così è stato. Magari andavo a Torino e non sarebbe arrivato questo, non avrei fatto quello che sto facendo. Quindi sì, ecco, da lì poi è arrivata questa cosa dalla Grecia, Serie B greca, e sono arrivato lì. Una domanda, in quel momento in Serie B c'era qualcuno delle squadre principali che conosciamo, tipo Olympiacos, Paul Salonini? No, no, stavano in Serie A, sì. E niente, poi da lì, ecco, è iniziata un po' la mia esperienza estera e ho fatto 6 mesi in Grecia, perché dopo 6 mesi, grazie a Dio, è arrivata un'offerta da Tirana, da Dinamo Tirana. E lì è stata una delle mie esperienze più belle fino ad ora. Ma quella invece è Serie A? Quella è Serie A? Ora ti racconto. Scusa, io vado già avanti. La società era, tuttora una delle più titolate
come purtroppo quella che tu c'hai addosso. Era quella in albanese. Lo possiamo bannare, esatto, lo banniamo. Sì, sì. E quindi niente, è iniziata così perché un italiano l'ha comprata in un momento in cui il proprietario era un ministro dell'Albania, la squadra era associata alla polizia albanese, era una squadra diciamo di Stato all'epoca. Ah, okay. E è stata rilevata da questo italiano e era in una situazione critica, veramente critica. E, zona retrocessione, ma ti parlo come di meno 15 punti in Serie B. Ma in B, che serie? Serie B retrocessione? Stava retrocedendo in Serie C. Ah. E niente, arriviamo noi a meno 15 punti dalla terz'ultima, perché andavano giù le ultime due, e quindi il presidente fa una colonna, diciamo, di italiani, prende l'attaccante, prende il centrocampista, prende il difensore e porta l'allenatore. Iniziamo sta scalata, te la faccio breve, vabbè, cominciamo a vincere, comunque cambia tutto, cambiano magliette, stemma, i giocatori cominciano a venire perché vedono che comunque c'è un bel investimento. E niente, quindi inizio questa scalata, te la faccio breve, ultima partita fondamentale, ricordati questo nome, Burelli è il nome dell'altra squadra. E ultimo minuto, gol salvezza faccio, ci salviamo e quindi tutti felici e contenti. E l'anno, però quell'anno, attenzione, c'è stato il Covid. È stato l'anno del Covid. Ah, okay. Quindi a marzo stopparono il campionato e noi lo finimmo, mi sembra, come luglio, una cosa del genere. Quindi che succede? Ci salviamo tutti felici e contenti, ci abbiamo come 2 settimane di pausa e poi ritorniamo subito. Quindi non ci abbiamo avuto neanche il tempo magari di riposare, niente. Sì, sì. Torniamo subito e in tutto questo ti dico, è stata un'esperienza bellissima, perché io il Covid lì non l'ho proprio sentito, ringraziando Dio il calcio anche da questo punto di vista mi ha salvato, perché lì il presidente aveva una villa in montagna dove eravamo solo noi italiani, 3 italiani, ma avevamo un villone immenso, un giardino immenso, in mezzo alle montagne, cascate, bellissimo, c'avevamo il cuoco che ci cucinava, non ci è mancato niente. E quindi il Covid noi non l'abbiamo proprio sentito. Poi, essendo una squadra, come ti dicevo prima, polizia di Stato, eravamo molto liberi di fare quello che volevamo, potevamo allenarci, potevamo fare tante cose che purtroppo tanti altri non potevano fare. Vabbè, detto ciò, ci salviamo, arriva l'anno dopo. L'anno dopo iniziano tante responsabilità, perché l'obiettivo era quello, c'era solo un obiettivo, vincere il campionato, subito. Non c'erano altre aspettative. E c'era questo mister italiano, Cammarata, che tu da juventino qualcosa dovresti... L'ho già sentito. Un attaccante ha fatto una bella storia, e attaccante tanto tanto forte, ha giocato anche nel Verona, ora allena a Dubai, e anche grazie a lui... Ah, Dubai è andato? Okay, no, sì, ora sta a Dubai, sì, allena lì, e anche grazie a lui sono cresciuto molto. Preparatore atletico che si era portato, Dario, grandissima persona, anche lui ci ha aiutato tanto nella preparazione fisica, in tutto e per tutto, e sono state due persone favolose, ma sia dentro che fuori dal campo, veramente, sempre disponibili. E detto ciò, iniziamo una cavalcata allucinante, perché non ne perdiamo nemmeno una, fino a gennaio solo vittorie, mi sembra un paio di pareggi. Vinciamo le partite contro squadre di Serie A in Coppa di Albania, e quindi facciamo una cavalcata allucinante. Proprio per questa cavalcata a loro gli arriva una bella offerta dalla Serie A, una squadra buona in Serie A, e si prende la decisione che loro purtroppo decidono di cambiare squadra a malincuore, e quindi arrivano altri due italiani. Arrivano altri due italiani, di cui uno è Moriero e l'altro è Fabrizio Miccoli come secondo. Miccoli, come faccio a dimenticare il mio capitano? Che vengo a Forza Palermo sempre, la persona che ha fatto la storia dei colori rosa-nero. Sì, un bacio. Sì. Salutiamo Fabrizio, dai, salutiamo Fabrizio, un grande. Sì, sì, un saluto al mister. Tecnicamente, secondo me, io lo metto, perdonatemi, perdona, è il cuore che... Io nella top 10
degli italiani più tecnici. Chiudiamo Franky. No, dai. No, cioè, assieme ad Antonio Cazzo. Sì, italiani. C'è gente sacra lì in mezzo. Quindi assieme a Totti, assieme ad Antonio Cassano, Paggio, io metto anche Fabrizio Niccoli. Perdona. Ragazzi, è il cuore rosanero che comanda, ma top 10, sì, assolutamente, anch'io. Ma te lo dico perché l'ho visto con i miei occhi, cioè è stata una cosa. Lui faceva le partitelle con noi, punizioni. Sembrava ma è una cosa allucinante. Dove la voleva mettere, la metteva. E anche ecco, come una persona... domanda, una piccola domanda. Cosa hai imparato da lui tecnicamente? Come hai detto, che mi dici, Francesco, io ho imparato questo, è una cosa assurda. Sono messi a seguirlo. La cosa, la cosa di questi grandi giocatori è che non puoi imparare, cioè, nel senso, non è che non puoi imparare, però loro ce l'hanno proprio, no? Te puoi allenare quanto ti pare, ma. Quando ce l'hai. Faceva delle cose che ci puoi stare H24, ma non ti riusciranno mai. Cioè, ci stanno le categorie apposta, ci stanno i fenomeni apposta, e lui veramente tanta roba. Però anche come lato umano, con noi giovani, sempre disponibile, qualsiasi cosa, sempre a disposizione. E diciamo che non è andata bene, perché sono arrivati loro e le prime due partite dell'andata di ritorno. Ma quindi, insomma, sono andati via tutti gli italiani tranne te? No, sono andati via i due mister. Gli allenatori. Il mister e il preparatore atletico. Ah, ok, sì. Avevo capito anche il... No. Solo hanno ricevuto loro un'offerta per allenare una squadra di Serie A e sono andati via. E sono arrivati questi altri due nuovi allenatori, con altre purtroppo scelte, anche dal punto di vista di gruppo. Cioè, io penso che quando c'è un gruppo così affiatato, che sta facendo bene, c'è poco da cambiare, però poi ogni allenatore porta la sua idea e va rispettata da professionista, però diciamo che tante cose non sono andate come il gruppo voleva, e quindi poi anche il capitano, e sono state prese decisioni anche perché i risultati non sono venuti, il gruppo si stava sfasciando, e quindi parlando col presidente si è presa la decisione che comunque avevamo bisogno di un cambiamento, se no buttavamo tutto quello che avevamo fatto prima. E quindi poi così è stato, il presidente ha preso la decisione e alla fine ha affidato tutto a un allenatore albanese del posto, che conosceva i giocatori, conosce la squadra, conosce il tifo. E quindi poi è tornato tutto nella normalità. Diciamo, c'è stato un periodo, un mesetto di un po' così di sbandamento. Casino, caos, sbandamento. Sì, 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 sì. Non so come dirlo, però sì, sbandamento. Dai, diciamo sbandamento, anche se secondo me era qualcosa di peggio, perché proprio sembravano delle cose, non mi voglio allargare, però diciamo sbandamento, dai. E quindi poi è iniziata sta cavalcata dove è stato tutto impressionante, tutto bellissimo, e cominciano ad arrivare i risultati, comincia ad arrivare il tifo, sai, il passato il periodo del Covid, tutto bellissimo, e niente, arriva praticamente la partita fondamentale dove inizio dalla panchina e la partita va avanti, e loro erano primi contro secondi, e noi avevamo solo il risultato, la vittoria, non potevamo fare nient'altro, perché pareggiare non ci avrebbe fatto vincere il campionato, perde ovviamente non ci avrebbe fatto vincere il campionato, e la squadra si chiamava proprio Burelli. Ah, era quello famoso? E quindi diciamo che un po' proprio perché crede al destino, mi sembra all'85esimo, comunque superato l'80esimo, entro in campo, e la seconda palla che tocco, perché la prima che la tocco faccio una sponda, poi la seconda palla che tocco, poi ci sta anche un bel video, mi arriva una palla sull'esterno, dentro l'area di rigore, stop di esterno, ancora esterno, tiro a giro sul secondo palo sotto l'incrocio, ma ho tirato me, lo scarpino, tutto ho tirato, perché veramente ci ho messo tutto, e si è infilata lì al 90-91, mi sembra. Era già un minuto di recupero, 1-0, è stato uno dei momenti più belli della vita mia, scoppiato in lacrime, il capitano buttato per terra, il tifo è impazzito, e poi da lì abbiamo vinto il campionato,
È stata una, poi la settimana che è venuta è stata una delle settimane più belle della vita mia, perché è stato il gol, ad oggi secondo me è il gol più importante che ho fatto. E l'abbiamo trovato, perché la nostra regia non la cambiamo ormai da un paio di puntate, sono dei giovani me lo ragazzi, ricordo ancora, 91. Esatto, senza contratto di lavoro, loro lavorano in nero, però trovano il video ufficiale di Matteo. Vediamo un attimino, allora, palla in profondità, faccio il telecronista, attenzione Matteo Zolari, attenzione Matteo, sotto l'incrocio, signori, il gol, eppure ammonito proprio così, sì, non fregava più niente. Non ci ha capito più niente. Ma proprio così, mamma, guarda la grinta di un bomber, no, guarda che acquisto abbiamo fatto, man. Ero scoppiato, guarda il capitano era per terra in lacrime. bellissimo. Rivivere le emozioni e cercare di riviverle con te sono già emozionanti da pelle d'oca. Immagina te viverle lì, in campo. Cioè, non me lo dimenticherò mai, perché non solo per la bellezza del gol, perché è un bel gol, ma proprio per l'importanza, perché poi alla fine ero sono ancora giovane, però ero ancora più giovane, e ripagare la fiducia delle persone che comunque in quel momento hanno creduto a me, stando lontano da casa, sai, rende orgoglioso anche chi sta a casa che ti guarda, tutto si è incrociato tutto, diciamo, è stato bellissimo. E quindi l'anno dopo Serie A. E quindi poi l'anno dopo Serie A, ma lì è arrivata la Ternana. Esatto, è arrivata la Ternana e la scelta, diciamo che non è stata difficile. Poi a semplificare tutto è stato il fatto che l'italiano, il presidente, ha venduto la squadra a una società importante in Albania. E quindi diciamo che a parte penso che l'avrei accettato ugualmente l'offerta della Ternana, perché ovviamente la Ternana in quell'anno in serie B. Però perdonami, questo è il secondo wave, perché quando la prima volta sei andato alla Ternana tu facevi la primavera 19. Sì, esatto, sì. Hai fatto qualche debutto la prima volta che eri andato alla Ternana? No, quindi questa è stata la seconda volta con la Ternana entri in prima squadra in Serie B. Sì, e lì è stato, diciamo, è stato come tutto nuovo, perché poi diciamo che la prima squadra che avevo affrontato all'estero non è come questa prima squadra. Questa è la prima squadra. Qui ho iniziato a vedere veramente il calcio, ho iniziato a vedere tante cose belle, tante cose brutte. All'inizio non ero pronto, questo non mi vergogno a dirlo, è la verità. E lo dico perché poi so dove sono arrivato e quindi è quello che mi rende orgoglioso. Matteo, perdonami, perché dici non ero pronto? Cosa ti mancava? Ecco. Mi mancavano alcuni tasselli, perché diciamo che il calcio italiano è ovviamente tanto diverso da altri calci esteri, tanta tattica, tanta intensità, tanta forza, e diciamo che alcuni tasselli mi mancavano, alcuni dettagli mi mancavano. Poi arrivavo da un periodo che comunque sono arrivato proprio alla fine, sono arrivato il 30 d'agosto, quindi a calcio mercato quasi finito. Okay. Quindi diciamo che io ho passato un mese, credimi, è stato forse il mese più brutto della vita mia, perché dovevo fare delle scelte, ma non arrivava mai l'ok, non arrivava mai la cosa definitiva, quell'ok, quell'altro ok, però poi... E quindi è stato un mese in cui veramente non dormivo, non mangiavo, stavo male, la paura di rimanere senza niente, è un paradosso, no? Perché arrivi da una stagione ottima, dove vinci un campionato, dove fai il gol vittoria, e poi c'è paura di rimanere, ma era una paura mia che poi si è tolta col tempo. Però era arrivato alla Ternana dopo un periodo di un mese in cui anche mentalmente, fisicamente ero scarico, no? E quindi... ho dovuto comunque rincorrere gente importante, perché c'erano nomi veramente importanti di giocatori che hanno vinto la Serie A, giocatori che, lasciando parte il lato economico, perché quello non mi interessa, però giocatori veramente forti, a cui ringrazio, perché dal primo giorno che ho messo piede là dentro, un po' perché io anche
veramente mi faccio volere bene da tutti, sono un ragazzo veramente tranquillo, testa sulle spalle, non mai montato la testa per niente. E mi hanno sempre aiutato, dal capitano al vice capitano, a quello più anziano, a ragazzi giovani, al mister, al direttore, al presidente, veramente mi volevano bene tutti, mi hanno sempre aiutato. Sono cresciuto tantissimo, ma tantissimo, dal primo giorno all'ultimo giorno ho visto un cambiamento in me stesso mostruoso. E anche il mister mi E lì diceva, quanto giocavi lì? Cioè, nel come? senso, lì quanto giocavi? Nel senso, eri titolare, panchinaro, come No, funzionava? no, O no, lì. meglio, sì, meglio la domanda è dire chi avevi davanti a te, cioè i nomi degli attaccanti con cui dovevi competere, ecco. No, vabbè, c'erano mostri sacri, c'era Donnarumma, c'era Pettinari, c'era l'esterno che è stato miglior esterno della Serie B, come anche miglior assist man della Serie B. Gente veramente, veramente mostruosa, ma io diciamo che l'ho presa come crescita personale, presa come proprio un'esperienza per capire a cosa andrò No, ma incontro, nel poi a senso. quello bisogna fare 18 anni, cioè 19 anni, Certo, sì, cioè. assolutamente no, ma non prego niente. Io ho ringraziato tutti per l'opportunità che mi hanno dato. Io su questo tolgo un po' di umiltà, io sono stato bravo a coglierla, nel senso che sono stato bravo a lavorare come devo lavorare, a prendere quello che devo prendere, a rubare con gli occhi, perché comunque vedere allenare Donnarumma, vedere allenare Pettinari, da Lucarelli, perché il mister era Lucarelli, quindi parliamo di un Ah, attaccante ok. un po' importante in Italia e quindi diciamo che per me è stato un onore, no? Perché poi con gli occhi si Certo. rubano tante cose, ho imparato tante cose, ho imparato tanti trucchi del mestiere. Comunque, te hai conosciuto diversi giocatori top Sì. Sì, nella vita. sono stato fortunato, diciamo. Uno tra tutti, Fabrizio Miccoli. Quindi. A parte questo, Matteo, cioè una domanda veloce, veloce. Tu hai detto che e sei andato alla Ternana l'ultimo giorno di calciomercato. Poco Ah, fa poi invece una parlavi. cosa, poi Sì. scusa se mi interrompo. La vittoria Vai, vai. del campionato in Albania, ho ricevuto una chiamata da una persona che per me è importantissima, che è Filippo Inzaghi. Ho fatto una diretta con lui. Ah. C'è anche la foto su Instagram della diretta e lui ancora mi segue, parliamo, c'ho il suo libro, lui mi Matteo, quando avere uno come è spintore di uscito? quella Cioè, portata, sì, ma significa, vuol ragazzi, dire che stai per me è un entrando nelle esempio. grazie. No, ma per me è un esempio. Io i video suoi li guardavo li ho sempre No, ma guardati, li com'è continuo a guardare. uscito? Com'è uscita sta cosa? Come mai Pippo ti È seguiva? uscito perché dopo la vittoria del campionato, dopo quel gol, ho fatto un'intervista per la Gazzetta dello Sport e mi hanno fatto la domanda chi era il tuo calciatore preferito, a chi ti ispiravi, quindi oltre Totti ovviamente ho detto che per me Inzaghi è un esempio, Inzaghi. Inzaghi è Inzaghi. E grazie a Dio ha letto l'intervista e mi ha scritto, mi ha ringraziato, persona non umile di più. Impressionante, veramente la disponibilità che ha avuto nel fare la diretta con me, i messaggi di supporto che mi ha scritto, mi segue sempre, veramente fantastico. Hai un idolo che comunque per metà della sua carriera ha giocato con quella magliettina, ecco lì che vedi alla tua sinistra, però poi ha iniziato a capire che con quella magliettina che ha indossato il Man non poteva vincere, ha cambiato magliettina, colori rossoneri, e da Ha lì ha vinto iniziato a qualcosina. vincere. Esatto. Ci ha vinto anche con questa maglietta, ci ha vinto. Non come il Milan, non entriamo in quel territorio, ma non come il Milan comunque, Una dai. foto un po' impressionante dove dopo un gol io con la maglia numero 9 nel giovanili faccio un'esultanza ed è uguale all'esultanza che fa lui con la maglia numero 9 del Milan. Matteo è L'ho messa. destino, Matteo. Io Ma già che ti vedo, io bella. già com io comprerò a mio figlio, te lo prometto, comprerò a mio Oh. figlio la maglietta rossonera col numero 9 Ortolani. Magari, Vedrai, vedrai. magari, Ma magari, magari. detto questo, Matteo, la domanda che ti volevo fare prima è che tu hai parlato che l'ultimo giorno di calciomercato, il 30 agosto, tu sei riuscito ad approdare alla Ternana. Sì, Però sì. prima Tutto ancora parlavi che non avevi un procuratore, quindi hai fatto tutto tu. da solo. Ma è un'altra domanda che ti faccio adesso e ora vedremo, solo dimmi sì o no e lo approfondiamo dopo.
Cioè, adesso ce l'hai un procuratore? Perché no, non ancora. No. Wow. No, perché una diciamo scelta. Che sì, è una scelta anche portata da alcune esperienze negative, e quindi diciamo che perché è vero, è più difficile, perché purtroppo al giorno d'oggi è difficile farcela da solo, perché se tu sei bravo, l'altro è bravo uguale a te, ma c'ha una persona dietro, ovviamente è avvantaggiato, ovviamente avrà più facilmente un contratto lui che te, ovviamente potrà giocare più minuti di te, perché quando stai da solo è così, certo. A pari livello di bravura ti parlo, eh. Però sai, ho detto grazie a Dio, a mia famiglia ce l'ho sempre fatta da solo, insieme a loro aiuto, ce la posso fare da solo, vedo che ce la sto facendo da solo, ho le capacità per gestirmi da solo, hanno le capacità la mia famiglia di aiutarmi a gestirmi, e quindi ha detto... Però la differenza qui, io, perché so che i procuratori quello che fanno spesso è andare ad offrire l'assistito, tipo vai al Milan e dici oh guarda c'ho Ortolani che è forte, guardati le ultime cose, e magari il Milan dice oh sì sai potrebbe servirci, e ti fa l'offerta, invece tu da quello spinta. Che ho capito non ti offri agli altri, aspetti che ti arriva le offerte. No, offrirsi agli altri sarebbe come diciamo commercializzarti, esatto. Sì, ho capito, come... però in questo caso perdi un sacco di opportunità, perché sì, magari se avessi un agente potresti essere, che ne so, già in Serie A. Per farti un esempio. No, in Serie A no, però diciamo che avrei potuto avere molte offerte, diciamo che quando ho fatto parecchi gol in passato e non sono stati valorizzati come dovevano essere valorizzati, e questo lo so, ma a tuttora, perché ti ripeto, in 6 partite ho fatto 5 gol, 4 assist, però non sta prendendo il valore che dovrebbe prendere, però non ho paura di questo, nel senso... sempre fa tutto da solo, e vorrei continuare a farcela da solo, perché sarebbe bello un domani dice ho fatta da solo, ce la sto facendo da solo, e quindi da solo poi è una parola un po' brutta, perché comunque c'ho il supporto sempre dalla mia famiglia. Sì, vabbè, ovvio. Però, sì, però diciamo questo, che... Questo ti fa supporto onore, supporto nel senso che comunque se c'è bisogno di alcuni documenti, di alcune cose che loro si occupano, a farli, sì, se c'è da parlare con qualcuno senza problemi, quindi vorrei farcela da solo insieme a loro, ecco. E ce la farai Matteo, più che altro questo ti fa onore, però se non mi sbaglio e se ricordo bene, l'ho letto da qualche parte, c'è un procuratore che secondo me ti si addice, simpaticissimo, cioè famosissimo, prima di essere procuratore era anche un cantante. E lui faceva così, guarda, porta in alto la mano. Chi è? DJ Francesco. Sai che si è messo a fare anche il esatto, si è messo a fare il procuratore. È una buona combinazione. Ho avuto un contatto con lui. Non so, l'hai letto da qualche parte, mi dicevi? Allora, sì, sai, io seguo tanti podcast, poi a me piace lui come persona, perché no, dico di questa cosa che ci ho avuto un contatto con lui, l'avevi letto? No, nel senso io ho detto questo che lui era proprio... È una casualità. L'hai spoilerato, se lo vuoi spoilerare, spoilerò qui, così facciamo tante view grazie a Facchinetti e Matteo Ortolani. Detto questo, così andiamo avanti. Matteo, in caso tu non dovessi trovare il procuratore, guarda qua, hai noi ti facciamo da procuratori, non uno, più di uno, hai una regia sopra di te. Detto questo, allora Matteo, perché stiamo arrivando a un'ora e quindi ci hanno chiesto di accorciare perché siamo troppo lunghi, e noi abbiamo detto ma le storie che portiamo sono troppo interessanti. Senza problemi. Noi dovremmo in teoria andare dall'altra parte, cioè continuare lo step successivo sarebbe poi la Svizzera col Chiasso, il Morbi, hai fatto un po' ping pong con la Ternana. Però io la skipperei questa, perché io andrei in un altro progetto, quello attuale, dove vorrei spendere un bel po' di tempo insieme al Men. Sì. E il Men ti fa questa domanda. Ad oggi sei qua. Progetto Brera Ilch FC in Mongolia. Ci sarebbe tantissimo da chiedere. Dicci, iniziamo semplicemente dal perché. Allora, il perché è molto, molto facile. Facile e allo stesso tempo difficile.
È nato tutto per caso, è nato tutto dalla Svizzera. Questa è una società che nasce a Milano, e nel periodo in cui in Svizzera c'è un periodo in cui non si gioca per il freddo, e in quel lasso di tempo ho avuto questi contatti. Io stavo con la mia ragazza che è di Milano, e quindi fortunatamente non ero tornato a Roma, mi trovavo a Milano, e niente, abbiamo creato questo contatto e mi sono ritrovato nella loro sede a Milano. Ci siamo messi a tavolo, eravamo io il presidente, il vicepresidente e il responsabile marketing, diciamo un po' il direttore italiano che fa da tramite poi con la Mongolia, che poi qui abbiamo un altro direttore italiano, però diciamo che abbiamo uno sul posto e uno poi che gestisce tutto dall'Italia. E niente, è stata una lunga chiacchierata durata mi sembra 3-4 ore, però diciamo che il progetto mi ha incantato fin da subito, mi ha incantato perché ti parto parlando proprio del progetto loro. Il progetto loro è quello di, non hanno squadra in Italia loro, poi la società è quotata in borsa nella Nasdaq. Il presidente è americano, il fondatore di tutto è americano, e ci sono tre squadre ad oggi, tra cui una è questa, una è la Serie A in Mozambico e l'altra è una Serie A in Macedonia, dove il responsabile di tutto quanto è Goran Pandev. Oh wow! Quindi Goran Pandev fa parte del Brera, e ho avuto grazie a Dio contatti anche con lui. Poi in Svizzera ho conosciuto Fabregas, perché il figlio giocava in squadra con me, c'è anche la foto con Fabregas su Instagram, e ho conosciuto col preparatore atletico argentino Zanetti, e quindi diciamo che poi quando è arrivato qua, quando ho firmato tutto, ho fatto fare un video di saluti da Zanetti, che anche quello sta su Instagram, in cui saluta Bandev, che hanno giocato qualche partita insieme. Due, tre. E niente, diciamo che è nata, questo progetto mi ha affascinato col fatto che loro vogliono prendere squadre solo in Serie A e ne vorrebbero prendere anche un'altra nella parte americana, e poi ci sta un segretino che non so se spoilerare o no. Decidi te. Noi siamo dei bravi ragazzi, abbiamo voglia di crescere e archiviare queste storie di leggenda. Che ci sta una trattativa in corso per una squadra in Italia, e vediamo un attimo come vanno le cose, senza entrare nei particolari. Ah, ma sempre in Serie A? No, B. Serie B, C. B. B. B, sì. No, di solo questo, sud o nord, esatto, sud o nord. Più nord. Ah, Matteo, perché valorizziamo il sud in Italia? Valorizziamo. Purtroppo il sud è incredibile, è vero. Le strutture per questo qua, no. Zanetti, qua a sinistra, sì. Zanetti, la bandiera dell'Inter. Sì. Mamma mia, quindi l'hai conosciuto, ci hai parlato? Sì. Cosa ti ha trasmesso questa bandiera dell'Inter? Ecco. Perché noi poi stavamo sempre a Como, no? Poi, come sai, Fabregas adesso fa parte del Como. Sì, stando in Svizzera, noi stavamo praticamente sempre a Como. Il preparatore Victor, grandissima persona, pure lui, disponibilissima. E, ci ha messo in contatto con Zanetti, perché lui lo allena proprio come personal trainer. E niente, ci ha trasmesso tanta umiltà, tanta voglia di raggiungere i propri sogni, obiettivi, e niente, questo è stato... Se vai più giù ci sta anche Inzaghi, mi sembra. Dai che lo troviamo, mentre che narri te lo trovo, dai. Eccolo qua. È passato, ma... Ma eri giovanissimo qua, sì, giovanissimo. Sì, 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 sì. 17. Mia. Mamma mia, guardalo. Poi questo post secondo me sarà il futuro, ecco. Ortolani numero 9, te l'ho detto. Magari. Noi lo sentiamo, noi di Polleria Italia, noi portiamo fortuna. Ogni pollo che viene poi esplode proprio così, quindi fidati che riuscirai anche te.
Quindi, scusami, detto questo, ma cioè, ti sei buttato e te ne sei andato in Mongolia, che la Mongolia in teoria è, per chi non lo sapesse, confina con la Russia ed è vicino la Cina. E tu in teoria d'inverno arrivi anche a meno 30 gradi, ma come ti alleni allora, fuori? Io penso che la Mongolia la conosciamo solamente perché per le capre, perché fanno il Kashmir, cioè è l'unica cosa che conosco della Mongolia. No, ma ti dico che sì, finendo il progetto mi hanno parlato appunto di tutto quanto e mi hanno dato grande responsabilità. Mi hanno dato la responsabilità di essere il capitano, che per me è comunque un onore, una grande responsabilità. Non so quanti a 23 anni si sentono ricevere questa fiducia da parte di una società, e quindi per me questa è tanta tanta roba, e quindi questo è stato un motivo sicuramente di questa scelta. E poi grazie anche comunque a loro, che hanno subito capito le potenzialità, hanno subito visto che potevo dare una grande mano, volevamo portare qui comunque un po' d'Italia. Stiamo facendo un grande percorso anche a livello extra calcistico, perché proprio come citavi tu il Kashmir, stiamo cercando di portare nella Fashion Week di Milano il Kashmir, quindi stiamo vedendo anche tutto il lato, tutto dal punto di vista di sponsor. Io personalmente, grazie a Instagram, lavoro con qualche sponsor, sia sportivo che non. E abbiamo un contatto con l'ambasciata italiana, ora qua abbiamo creato un bel rapporto, quindi diciamo che si sta espandendo molto. È vero che all'inizio la titubanza c'era, perché quando poi vedi su internet e leggi determinate cose, è normale che ti spaventi, perché comunque sei dall'altra parte del mondo. Stai in un paese che è completamente nuovo, con restrizioni rigide. Però poi ti dico, a parte il freddo, che è l'unica cosa che veramente c'è ed è tanto, poi per il resto di quello che ho letto ci stanno tante cavolate, perché è comunque una capitale, è comunque bella. Faccio un po' un esempio, cioè di quello che hai letto, che poi in realtà erano cavolate. Ma ho letto che è una delle capitali più brutte del mondo, ma per me aver letto quella è una follia, perché cose brutte sono altre. Cioè io ho visto periferie dell'Albania che veramente, ragazzi, c'è da mettersi le mani nei capelli. Cioè io ho visto delle cose nelle periferie albanesi veramente arretrate di anni e anni e anni. Allora dici un aneddoto su quello, lo so, usciamo un po' fuori tema, ma facci un aneddoto sulle periferie albanesi. Ma l'aneddoto albanese è uno. No, vabbè, l'aneddoto è i bibitoni d'acqua sopra i tetti, quindi non hanno energia idrica, o il solo andare comunque in giro ancora con magari muli o cavalli, cioè cose che vedevi anni e anni fa. Quindi le cose brutte, diciamo che purtroppo nella vita sono altre, perché poi vedi proprio un distacco dalla periferia al centro città, perché al centro città veramente girano tanti di quei soldi, di quei macchinoni, veramente l'Albania è molto molto bella, c'ha dei posti bellissimi, sono stati 2 anni bellissimi per me. Ricchezza concentrata solo esclusivamente nella capitale, dici, a Tirana, sì, e poi sì, periferia, sì, dimenticata. Ma sì, perdonami, sì, sì, Matteo, volevo un attimino tornare nel capitolo Mongolia, sì, no? Tu ti trasferisci lì, sì, hai questa nuova esperienza. Noi vorremmo un attimino entrare in questo capitolo e capire un attimino il range. Non vogliamo le cifre esatte, ma più che altro vorremmo capire lo stipendio medio di un calciatore, il costo della vita in Mongolia, e se puoi farci capire rapportato all'Italia, che per noi è un punto di riferimento, è un mercato top. Cioè, nel senso, sicuramente non ti ha spinto lo stipendio ad andare lì, ti hanno spinto altre motivazioni, ma facci capire un attimino quanto una persona, un calciatore, può guadagnare in Mongolia e quanto ci vuole per stare bene e vivere bene in Mongolia. No, ma sicuramente il progetto è la prima cosa che mi ha spinto, poi anche il fatto che comunque è una società molto, molto vista, molto conosciuta, molto spinta a livello mediatico. Poi vicino abbiamo paesi come hai detto tu prima, Cina, Russia, comunque paesi molto ricchi, quindi in via di power up. Sì, anche è un'ottima vetrina per noi, però ovviamente non possiamo fare paragoni con l'Italia, non possiamo fare paragoni con la Svizzera. Cioè io vengo da
vengo dalla Svizzera, che secondo me è proprio l'apice di tutto questo. Arrivare poi qua è proprio cambiare tutto, però diciamo che io guardo sempre il lato positivo delle cose, è una grande fortuna perché cominci a capire veramente il valore non solo del soldo, ma proprio di tutto, no? Del proprio del materiale, del vivere, vedi gente che veramente si accontenta con niente, è felice con niente, magari noi in Italia se ci manca qualcosa siamo disperati e questo ti fa conoscere tante cose, anche a livello alimentare mancano tante cose, magari questi con una zuppa sono felici e noi con una zuppa magari manco ce la mangiamo, no, per dirti, quindi diciamo che tante cose ti fanno crescere. Ho visto un documentario l'ultima settimana, sempre rimanendo in zona asiatica della Corea, che prendono come stipendio 150 euro al mese, quindi già parliamo di cifre che per noi risultano assurde, però loro hanno altre mentalità, loro veramente è un paese dove ti accolgono, ti aiutano, tutti disponibili. Veramente quindi il costo della vita è molto basso? Sì, rispetto all'Europa ovviamente è molto più basso, senza ombra di dubbio. Cioè, ti faccio un esempio stupido, un fast food... Sì. Un menù di fast food lo paghi 2,50 euro, in Italia magari lo paghi 15 euro. Però lo stipendio è rapportato? Sì, esatto. Lo stipendio. Cioè se ti parlo dei giocatori della zona, ti dico di sì. Poi, però ovviamente, i giocatori vostri, cioè avete il contratto. Giocatori europeo. Esteri, sì, diciamo che i giocatori esteri non sono paragonabili ai giocatori del posto, ecco. Però per esempio un giocatore del tuo calibro, capitano della squadra, progetto nuovo, italiano, che vieni là, cioè per capire... Vive bene. Sì, ed è come sì, se sì. Guadagneresti lo stipendio di un calciatore di Serie C in Italia, però rapporti sì, lì bravissimo. E quindi lì poi fai la vita da calciatore, da fai, Cristiano Ronaldo, fai, no? Lì. Se, tipo, no, quello magari, quello no, perché quello c'è una qualcosina in più. La però, differenza minima, ecco. Sì, sì, qualche migliaio di euro, però sì, cioè non ci manca nulla, ecco. La squadra quindi, ti sì. Passa anche l'appartamento, la macchina, ti passa dei benefit aziendali oppure ti mette a disposizione sì, sì, sì. Solo sì, materiale, no, tu, sponsor, tutto, inizierò no? Presto a fare un reel con tutte le volte che Franky dice benefit aziendali in tutti i video dei No, per diciamo, no, la qualità è la vita, esatto. No, ma diciamo che la società sotto questo punto di vista è molto disponibile, soprattutto con noi, perché capisce comunque il sacrificio, perché questo è un sacrificio, perché sai, ho sentito tante cioè, quando ci metti a tornare in Italia? Calcolando gli scali 21 ore, 23 ore. Capito, cioè a voglia che è un sacrificio, cioè se ma già dietro l'anno. No, ma sai tante volte in questa mia piccola carriera, in questi anni che sono passati, ho sentito tante volte, no, ma vorrei fare la vita tua, mi piacerebbe fare la vita tua. Sì, perché per carità da fuori è tutto bello, però poi quando stai dentro ci stanno delle cose non brutte, perché le cose brutte della vita sono altre, però tante cose, pesanti. Tanti sacrifici, tante cose pesanti, tante mancanze, perché ti toglie tanto, ti toglie veramente tanto. Famiglia, amici, tipo, poi la ragazza, tanto. Per esempio, la ragazza tua ti ha seguito lì? No, qua no, perché... Perché lavora a Milano e abbiamo un progetto che sta andando avanti a Milano, quindi capito, parlando di mancanze. Però amore, sì. Cioè, lui, Matteo, finisce la partita il sabato, prende l'aereo, si fa 21 ore, arriva, sì, bacetto e torna indietro. Certo, è il minimo che si può fare. Ma detto questo, Matteo, come descriversi il livello del campionato mongolo? Ma cioè, paragonalo a una serie italiana. No, è una domanda che mi hanno fatto tanti da quando sono arrivato, però è brutto paragonarlo, no? Perché è come paragonare due proprio realtà sezioni diverse, perché qua è totalmente un altro calcio, qua non,
è molto, cioè, qua è tutto veloce, tutto a 2000 all'ora, è tutto rapidità, velocità di pensiero, quando poi in Italia in realtà è tutto il contrario, no? Tutta tattica, Tattica. tutta strategia. E quindi paragonarla all'Italia sarebbe paragonare due cose completamente diverse. Quindi mi risulterebbe difficile farti un paragone vero. Te lo potevo fare con l'Albania, te lo potevo fare con la Svizzera, che parliamo comunque di calci europei, ma Simili. qui no, qui non, un paragone no, però ti dico che è molto, molto veloce, molto rapido. Poi la qualità, noi da quando siamo arrivati abbiamo fatto molte vittorie. L'obiettivo era quello di salvare la squadra, no? Mi ritrovo un po' nella stessa situazione dell'Albania perché arriviamo in un momento in cui la squadra stava in difficoltà, è arrivato il presidente italiano, hanno cambiato tutto e da quando siamo arrivati, anche grazie al mister, ha messo un po' di tattica, no? Italiana e si vede proprio la differenza, no? Perché la vedi nei minimi dettagli durante la partita e ha fatto la differenza e quindi fortunatamente ora siamo in zona salvezza, siamo un po' tranquilli. Però ecco, il gioco è completamente tutto diverso. Quindi l'anno prossimo, cos'è la richiesta? Dovete vincere il campionato. Vince il campione. Mi sembra la stessa identica storia, esatto. Quella è la richiesta anche perché chi vince il campionato va nella Champions League asiatica e Ah, come ti wow. dicevo mi ricollego al discorso di prima, la società è quotata nella Nasdaq, quindi ovviamente riuscire ad Interessa, andare in certo. una competizione del genere per la società sarebbe importante sia dal punto di vista economico anche dal punto di vista di visibilità, soprattutto anche per noi giocatori, quindi Sì. quello è Bene, l'obiettivo. però basta parlare di economia, basta parlare di numeri, salari, perché sai, i numeri poi scocciano. Quello che vogliamo capire e conoscere è un aneddoto che ti è capitato in Mongolia, perché prima abbiamo visto che comunque nella parte orientale del mondo mangiano insetti, mangiano cose strane, o in generale tu italiano in Mongolia ti sarà successo qualcosa di strano che... Dai, fai un po' ridere, dai, Ma facci ridere un te pochettino. parto dal primo giorno. Il primo giorno, sai, scendi dall'aereo, c'è sta il tunnel, no? C'è il tunnel, quello delle scalette. E tra il tunnel e l'aereo c'è stato un piccolo spiraglio così. Mi è arrivata una botta di gelo, ma il gelo vero. E mi sono un po' spaventato. Arrivo, esco, sai, esco con magliettina, cappelletto, tranquillo, occhialino, no? E mi viene a prendere un uomo della società e mi dice: guarda, copri, la macchina sta qua fuori, però copri. Ho detto: vabbè, no, sono 10 metri, dai, andiamo in macchina, tranquillo. Così, ti giuro, Franky, così, si aprono le porte, vum, mi si è gelato tutto, barba gelata, ma gelata, gelata, cioè proprio bianco, un freddo Mamma mia. allucinante. La prima notte, meno 40 gradi, la prima notte. Ah, Porca e come hai miseria. vissuto questa cosa? Cioè, perché venivi dall'Italia, da Tirana, dalla Grecia, Venivo no? da, venivo, venivo, da, venivo da Lugano, È lago, da sole. Lugano, esatto. Invece lì meno No, 40, mamma mia. no, allora diciamo che col tempo mi sono iniziato molto, cioè sono un ragazzo che si adatta molto facilmente, no? Prende più il lato positivo che di quelli negativi. Però non è stato facile, non è stato facile perché ovviamente è tutto un altro clima, poi qua siamo alti, quindi anche il respirare per noi che Ah, giochiamo vero, vero, all'aperto. quello fa tantissimo. Sì, a noi, io prima allenamenti ho proprio sofferto la pesantezza dell'aria, cioè proprio sentivo, mi mancava il fiato, però sai, sono cose che sai a quello che vai incontro, sono cose che ovviamente all'inizio ti danno un po' di noia, però poi col tempo ti ci abitui. E quindi questo è stato un aneddoto. Sì, a parte il dispiacere del freddo, no? E la faccia ghiacciata e poi la paralisi facciale per una settimana, non ti sei potuto allenare la prima settimana, lo sanno tutti i giornali, è uscito pure sulla Gazzetta, paralisi facciale. Ma una cosa strana, oppure una cosa che veramente sei rimasto lì e ti sei messo a ridere, un aneddoto proprio divertente che ti è successo. Com'è questo popolo mongolo? Sono divertenti, fanno ridere, sono seri. Com'è una cosa divertente? Cioè, guardi, ti faccio proprio la cosa strana, ecco, infatti te la butto qua. La cosa più strana che ti è capitata in Mongolia, ovvero immagina la cosa strana, e per strana noi intendiamo la pizza con l'ananas. Ci siamo Ah, questa sì. tipologia di portare a spasso un maiale, cioè queste le cose strane per noi, ecco. Tanti gatti a spasso col guinzaglio. No, la cosa strana, sì, sicuramente, ma la pizza con l'ananas, quella è
è una delle cose principali, purtroppo. la cosa strana è che ho visto animali congelati, ma per strada, proprio congelati, cioè beh, meno bloccati. 40 bloccati, congelati. Morti così, ipernati? No, poi vivi, perché poi si scongelano e ripartono, tipo poverino animato. Però questa è una cosa. Ecco, no, questa, però, è strana, sì, questa è strana. Questa è strana, questa è strana. Ma sicuramente tante, mo magari non mi vengono in mente, però sicuramente il periodo della neve. Ah, la cosa strana anche è che adesso la mattina fanno 25 gradi, poi la sera nevica. Sbalzi di, cioè, temperature assurdi. No, ti svegli col sole che devi andare in giro magliettina e la notte nevica, e poi il giorno dopo ti svegli con la neve. Cioè, è una cosa allucinante, veramente allucinante. Cioè, quindi l'altro giorno fai tutto il campionato sotto la neve. Cioè, no, diciamo che no, il primo periodo abbiamo giocato al chiuso per forza. Loro hanno delle strutture al chiuso, hanno uno stadio al chiuso. E, settimana scorsa per cose burocratiche di visto sono dovuto andare a Pechino. E arrivato a Pechino, sai, visiti la città, bella, un altro mondo, stanno avanti anni luce. Non si può usare Instagram, non si può usare WhatsApp, non si può usare Facebook, non si può usare Google, non si può usare niente né niente. E non parlano inglese. Nessuno parla inglese. Arriviamo dentro questo mercato, io e un altro ragazzo, scorpioni così, cavallette così, bruchi, di tutto e di più, credimi, è una cosa allucinante. E che fai? Non provi uno scorpioncino? E quindi ho provato pure lo scorpioncino. Sai, a me piace fare l'esperienza. A me e piace com'era, merda, di che sapeva? Amaro, amarissimo, veramente tanto tanto amaro. Però sai, un'esperienza di vita pure quella, quindi questa, ecco, un'altra cosa strana. Sì, bravo, qua lo trovi, sì. Esatto, cioè, la tua azienda, la tua squadra ti ha permesso di mangiare uno scorpione? Sì, dai, quando... Dai, appetitosi, vedi, un po' di maionese, esatto. Uno scorpioncino, poi era... Non era fa male, fritto, esatto. Dai. No, un po' di proteine. Quindi quando sei tornato in Mongolia ti sei messo a cercare per la casa qualche scarafaggio e te lo sei iniziato a mangiare. Sì. Bellissimo, mamma mia. Quindi un altro mondo, però, Pechino, un altro mondo l'Oriente in generale. Sì, assolutamente sì, è proprio un'altra mentalità, molto militari, perché si vede proprio che il paese va avanti così, sono molto militarizzati, però molto bello. E quindi niente, la Mongolia, ecco, diciamo che entri dentro qualche... Qual è... Allora, riguardo a qual è quello migliore dove giocare, lo sappiamo, non serve che lo diciamo, ma qual è quello dove ti sei trovato meglio a giocare a livello di strutture, a livello di... cioè proprio dove ti è piaciuto di più giocare fra tutte le squadre dove sei stato? Beh, questa è un po' facile come domanda. Diciamo che ovviamente a Terni... Ternana. Terni, a parte l'Italia, a parte la Ternana, perché alla fine in Italia noi spingiamo sul calcio, all'estero. Ma all'estero ogni paese ha la sua esperienza, no? Ogni paese ha qualcosa di diverso, ogni paese ha qualcosa di che ti lascia a bocca aperta. Diciamo che ovviamente qua sono 3 mesi, 2 mesi e mezzo, quindi ancora poco, però in Albania sono stato benissimo, ho conosciuto gente favolosa, ho conosciuto la mia ragazza, anche lì per il destino, lei è italiana, italianissima, però per destino l'ho conosciuta lì, e in Svizzera ovviamente è un altro mondo, no? Perché la Svizzera la conosciamo tutti, è un altro stile di vita, vivi in un'altra maniera, quindi diciamo sono stato bene, ma forse levando l'Italia ti dico, contro tutte le aspettative, ti dico l'Albania, dove sono stato meglio, perché ancora oggi con la mia ragazza ci torno in vacanza, quindi forse contro ogni aspettativa è quella, magari qualcuno si aspettava la Svizzera, perché anche lì è tanta roba, però se ne devo scegliere proprio una, ti dico l'Albania. Bene, bene.
perché ancora non hai visto Budapest, io vivo qui, magari potresti venire anche a giocare qui, quindi me ne hanno parlato tutti bene. Sì, c'è il Ferencváros che ha bisogno di un nuovo bomber. Esatto, quindi, ma anche il Palermo ha bisogno di un nuovo bomber, che molto probabilmente venderemo Brunori, quindi il Palermo ce l'ha, è pure forte. Ma mi sa che lo vende l'anno prossimo. Ha detto questo perché i bomber sono sempre appetibili. Esatto. Però sai cos'è? Io mi rifaccio sempre una cosa, no? Cioè, tu sei un bomber nel calcio. E l'essere bomber nel calcio, essere numero 9, significa avere tantissima responsabilità in campo, perché tu devi sbloccare il risultato. Però da capitano anche fuori, Esatto, devi dare l'esempio, però io dico intendo in un set, in altri settori ci sono anche altri bomber, per esempio, non lo so, un settore che mi viene adesso in mente è il porno, il cinema porno. Perché sto andando sul cinema porno? Perché questa è la seconda stagione di Polleria Italia. Noi abbiamo fatto partire nella prima stagione. Tu me lo fai lasciare, io ho già capito. No. Una rubrica. Perché abbiamo fatto partire questa rubrica? E perché chiediamo a nostri polli un piccolo aiutino? Perché come pensai, a Budapest vive un italiano d'eccezione. Noi lo chiamiamo il sindacalista di tutti gli espatti, di tutti gli italiani in giro per il mondo. Rocco Siffredi, che tanti anni fa lasciò l'Italia e creò un impero nel mondo dell'art, del porno. Vincitore di 6 premi Oscar. Quindi adesso lui vive a Budapest. Quello che chiediamo ad ogni nostro pollo e ad ogni nostro episodio è un piccolo aiutino, con la speranza, mettendo insieme tutti questi aiutini, un giorno Rocco possa decidere di venire qui ospite a Polleria Italia. Quindi Rocco, dalla regia, io chiamo dalla regia il cambio di grafica, perché Matteo, è importante, questa è secondo me la rubrica più importante, io te la butto lì la domanda. Matteo, perché Rocco Siffredi dovrebbe venire qui ospite a Polleria Italia? Dovrebbe venire qua a Polleria Italia innanzitutto perché dopo di me servirebbe uno ancora più importante, no? Uno più... Ancora più bomber di me, no? Uno che ha fatto tanti gol, uno che de porte ne ha viste tante, l'ha messo sempre è entrato in tante porte, e quindi di avversari ne ha avuti tanti, ma ha sempre vinto lui, quindi... Questo avete fatto i giovanili insieme. Quindi la vince, ragazzi. È uno dei motivi principali. E poi diciamo che collaboro con un'azienda che ha fatto un prodotto proprio per quell'arnese lì. E quindi diciamo che anche per quello sarebbe un buon ospite per noi. Però no, ecco, è uno che ne ha fatti tanti dei gol, ne farà tanti ancora, finché dura. È un esempio, dai, per noi italiani è un quindi, orgoglio, giusto? Per un noi, orgoglio. Come vede la porta lui, non la vede nessuno. Quindi, un applauso a Rocco e grazie a Matteo per il suo aiuto. Grazie veramente, perché questo reel ci porterà tante visualizzazioni e chissà, anche la sua visualizzazione è da lì, oltre la risata. Possibile. Ci ha già ripostato due volte, ragazzi. Noi lo tagliamo sempre, lui ride, ci scrive, però non si dice in Sicilia, non guagliamo mai, ecco, noi abbiamo bisogno di guagliare. Stavolta guagliamo. Dai, esatto. Dai, cazzo. E nulla mi toglie a questa intervista, io parlerei giorni, ore, però il nostro caro Matteo domani si deve svegliare presto perché ha i suoi impegni, anche il nostro Men, perché sai, io e il Men da poco siamo diventati da un annetto padri, quindi la notte noi non dormiamo, noi dormiamo durante il giorno, e questo è il problema, è proprio questo. Quindi io direi che il Men, qualsiasi domanda tu hai, dilla adesso, altrimenti taci per sempre. Allora va bene, noi ci indirizziamo verso la parte finale di questa intervista, secondo me la più importante, la più seria. Fino adesso siamo stati dei cazzoni, mettila così, abbiamo scherzato, ma nello stesso tempo abbiamo parlato della tua vita in maniera seria, come se fossimo un pugno di amici davanti a una birra, ed è stata una cosa bellissima parlare con te. Ci conosciamo da qualche mail, ma è come se ci conoscessimo da una vita, e questa è la cosa bella, lo spirito di Polleria Italia. Però adesso è la parte più importante, è la parte in cui la nostra community
cerca sempre questa domanda e crea e cerca spunto. Io te la butto lì perché l'ultima domanda ufficiale poi te la chiude il nostro man. Io ti mando invece questa. Un consiglio che vorresti dare ai tanti italiani che ci seguono? Hai tanta esperienza, hai fatto tanta esperienza all'estero, hai visto nuove culture. Chi meglio di te può dare un consiglio sincero che viene dal cuore? Prego Matteo. Ma il consiglio, tra virgolette, più banale è quello di crederci sempre, no? Perché parlando della mia esperienza, comunque ho 23 anni, non è che ho 40 anni, anche se sembra che magari sotto alcuni punti di vista, ovviamente grazie alle esperienze che ho fatto, un po' più di maturità, no? Anche quando torno in Italia, confrontandomi con i miei coetanei, vedo che qualcosina di diverso c'è. Parlando del mio lavoro, ti dico che comunque, grazie a Dio, noi abbiamo sempre l'opportunità, no, di ogni settimana di riscattarci. Poi anche il mio ruolo mi aiuta, no, perché magari con alcuni numeri di una stagione posso diventare il migliore, con altre stagioni con pochi numeri posso diventare il più scarso di tutti. Ma quello che dico è crederci sempre, che se uno non riesce a realizzare i propri sogni da una parte, non vuol dire che dall'altra parte del mondo ci sia qualcuno che crede di più ai tuoi sogni. Quindi se tu vuoi arrivare e vuoi farlo, nel mondo c'è sempre qualcuno che prima o poi crederà nella tua idea, nelle tue ambizioni. Quindi quello che dico è che magari stai, non è sbagliato quello che pensi, ma semplicemente in quel momento stai nel posto sbagliato, ma arriverà il momento in cui sarai nel posto giusto e tutto andrà come hai sempre sognato. Quindi il consiglio principale, che può essere più banale ma è più vero, è quello che non smettere mai di crederci, che quando cadi poi ti rialzi e arriverà sempre qualcosa che poi ti farà sentire bene per quello che hai sempre poi voluto realizzare. Questo è il consiglio di un bomber, un applauso. Non perdere mai le speranze e crederci sempre. Sì, è stata bella la cosa che hai detto, che se in teoria non riesci a crescere, vuol dire che quello non è il posto destinato a te. Quindi tu il posto oggi l'hai trovato in Mongolia, dall'altra parte del mondo. Vediamo poi che ci riserva il futuro. Io ti aspetto a Budapest, magari in Portogallo dal Man, quindi vienici a trovare spesso qui. E quindi allora l'onore di archiviare questo ennesimo episodio di Polleria Italia stagione 2 è grazie al nostro Man, che ha già la chiave e quindi deve solo chiudere il nostro lucchetto, e questa è una storia che resterà negli albori di Polleria Italia. Abbiamo imparato tantissimo, quindi Man dalla regia ti manda l'ultima domanda ufficiale. Allora, la risposta io la sappiamo già. Cioè, la sappiamo, però sì, dai. Però l'ha detto prima all'inizio. Vivere fisso in Italia se ti chiama la Ternana. Ah no, scusa, quella parte non serviva. Se tu resti in Italia. No, io ti dico, ovviamente sì, cioè nel senso, casa, no? Per tutti noi a casa c'è la famiglia, c'è la ragazza, c'è gli amici, è casa, quindi a casa prima o poi ci torni sempre, però è vero che non è la mia priorità ad oggi, cioè nel senso, se dovesse capitare qualcos'altro come è capitato quest'anno, non è che mi precludo e dico no, devo per forza stare in Italia. Ovviamente mi farebbe piacere tornare in Italia, ovviamente mi farebbe piacere fare il mio lavoro in Italia, però il mondo del calcio è strano, no? Magari un giorno stai in Italia, l'altro giorno stai in Mongolia, quindi ovviamente sì, ci tornerei, è normale, ovviamente sì, però diciamo che anche all'estero non si sta male, ecco, anche se il paese nostro è sempre il paese nostro. Esatto. Allora, ti faccio, però, scusa Franky, lo sì, so sì, che vai. Non lo facciamo mai, però io allora ti devo fare una domanda legata a questo. Massima disponibilità. Ti volevo chiedere, e allora, qual è la tua intenzione di fare quando finirai la carriera da calciatore, visto che hai detto si torna sempre in Italia, qual è la tua idea in futuro su questo aspetto? Lo so, scusa Franky, era da fare prima. Vai, questa è una bella domanda. Ma diciamo che grazie a Dio le idee sono tante, no? Diciamo che da parte della mia famiglia c'è sempre stata un'ammirazione nel lato alimentare, cioè abbiamo sempre avuto un'azienda di pasta che ora, grazie al nuovo prodotto, sta crescendo,
Anche io nel mio piccolo provo a dare una mano, a farla conoscere in giro per il mondo. E quindi quello è un lato che sicuramente mi piacerebbe portare avanti come tradizione. E ovviamente mi piacerebbe avere una cosa mia personale, che sia dal lato di ristorazione, che sia lato abbigliamento, qualsiasi Quindi, cosa, insomma, a livello di... insieme alla mia compagna. E poi sicuramente è quello di restare nel mondo dello sport, soprattutto ovviamente nel mondo del calcio, quindi studiare per magari, che ne so, un allenatore, perché no, un direttore, Allenatore. perché no. Quindi un sacco di Però progetti, Matteo, cioè nel sì, senso le idee non anche mancano, le idee se non cioè, le idee mancano. non mancano, quindi quando Io si chiuderà però, la cioè, carriera da calciatore, a voglia, abbiamo una sfilza di idee. sì, il problema è che io ho visto tanti ex calciatori diventare allenatori, e se tu li vedi fisicamente, visto anche lo stress e la posizione che ricoprono, cioè, tu li vedi che stanno fisicamente male. Cioè, per esempio, Lavoro. esatto, c'è il Gattuso, se vedi Gattuso, stress, ti ricordi che aveva avuto i problemi agli occhi, Sì, cioè, sì, sì. comunque, l'idea di diventare allenatore ti piacerebbe? Oppure magari direttore sportivo, No, allenatore delle giovanili? mi piacerebbe, è una cosa che a me piace, una cosa che vedo che riesco anche a fare, riesco a leggere le partite nel mentre, Bene. è una cosa che mi piacerebbe, ovviamente, sai, tutti pensano che dopo aver giocato si possa fare allenatore, io però non penso sia proprio così. No, no, non penso neanch'io. Però sai, è veramente un mondo difficile il Ma nostro, l'abbiamo perché già visto, ragazzi, l'abbiamo visto con tanti giocatori che erano sì, top giocatori e poi da allenatori facevano... ma proprio come stile di vita, sai, visto anche l'esempio di Snyder, no? Perché tu finisci la carriera e poi ti lasci andare, perché veramente abbiamo tante tante restrizioni noi, no? Come è giusto che sia, perché poi ogni lavoro ha i suoi pro e i suoi contro. Però sai, l'alimentazione, il dover sempre comunque cambiare ogni volta campo per le articolazioni è una cosa mostruosa, campo sintetico, naturale. Un giorno dormi, so dettagli, un giorno dormi nel tuo letto, il giorno dopo dormi nel letto di casa tua, il giorno dopo C'è dormi in un una letto in un costanza. altro albergo. C'è sempre di sbandamenti di clima, di campo, di orari, Jet di lag. umore, jet Sì. lag, viaggi. È stressante fisicamente, mentalmente. E quindi poi cambiare e andare a fare un altro tipo di lavoro nello stesso ambito sportivo sembra facile, ma poi no, non è proprio così, perché poi comunque tu sei sempre un giocatore, vorresti sempre. Devi essere bravo a come sta facendo De Rossi, perché secondo me De Rossi adesso No, De sta Rossi facendo un ottimo lavoro. sta facendo Molto una bene. un Però minchia. lui si vede che ha fatto proprio un distaccamento, no, da giocatore a Sì. allenatore, Sì, e quello è secondo vero. me è anche la chiave che sta portando un po' dei risultati, ecco. Matteo, meglio per noi, perché se un giorno Polleria continua a crescere nuove stagioni, poi tu ti rinvitiamo non più come giocatore, ma come allenatore. Quindi meglio per noi, facciamo due puntate in una con lo stesso gol. Però ne deve passare un Deve po' di tempo, passare, però. esatto. Se c'hai contatti di qua, tipo Lucarelli hai detto che sta allenando negli No, Luca, Emirati Arabi. no, Camarata sta in Emirati Arabi. Camarata, Ah, è scusa, Camarata. Camarata, ma mandaci se c'hai il contatto di Camarata, noi lo invitiamo Perché, volentieri anche a esatto, lui, perché il nostro man ha dimenticato a dirti che dalla seconda stagione abbiamo introdotto una nuova rubrica chiamata Special Speaker, cioè tu diventi ambasciatore di Pollerie Italia, cioè trovi un amico, lo porti dentro e quindi tu passi da questa parte, inizi a fare lo speaker con noi Fai per lo quella speaker con puntata. noi con quella Va puntata. bene, Detto va questo, bene. siamo oltre limite da 1 minuto e 10 perché ci hanno detto di chiudere. Sai quante critiche col man? Arrogo il man! Io ti butto fuori l'ultima domanda e dopodiché ti lasciamo andare. Facciamo un release. Tranquillissimo. Cosa pensi del format Polleria Italia? Ti sei divertito? Lo consiglieresti a un altro bomber? Assolutamente sì. Penso che, sai, al giorno d'oggi non è facile creare queste connessioni così, no? Molto rapidamente. Poi, come hai detto tu prima, ci siamo scambiati veramente sul serio, 2 o 3 email, niente di più. Eppure si è creato subito, subito quella Sintonia. connessione, subito quella sintonia. Quindi sì, mi sono divertito. Quest'ora e mezza è volata, stare qui un'altra oretta. Anche noi. Sì, Mi piace come vi siete posti, come abbiamo scherzato, come abbiamo parlato.
come siete stati comunque gentili prima di iniziare questo nei giorni passati. Quindi sì, assolutamente sì, e vi auguro veramente il meglio perché Grazie, e noi ti aspettiamo in Serie A, man. Ti aspettiamo in Serie A. Matteo, sei diventato il nostro bomber. Cioè, ogni podcast ha un bomber. Tu sei il nostro numero 9. Sei, per noi siamo i tuoi mille. fans. Quindi, no, guarda, noi ti aspettiamo sempre qua. Vi invierò una maglietta quando tornerò in Italia. Dai, Madonna, cazzo, Matteo, un applauso a dai. Matteo, un signore. E noi ti inviamo la tazza speciale compreso di maglietta. Quindi scrivi l'indirizzo alla redazione, noi ti invieremo. Guarda, quella tazza che è spuntata. Siamo diventati interattivi, molto difficile la seconda stagione. Abbiamo investito, ecco, vedi, vedi. Grazie di tutto, Matteo. Ci vediamo Grazie a presto. voi. Ciao, Ciao. Buonanotte, buona Matteo. serata. I think that we know that now. Keeps you up at night, yeah. They call the demons quiet. We were built to thrive, yeah.